Cari amici, buongiorno. Eccoci con il nostro appuntamento Io non so di tappo, l'approfondimento di territori e denominazioni rappresentate da produttori vinicoli accomunati dall'aver scelto per i loro pregiati prodotti un tappo sostenibile e innovativo. Andiamo a scoprire quale. Dove ci troviamo? Oggi andiamo nella splendida Sicilia, la fortunata isola ricca di territori favolosi e molto variegati, tant'è che Donna Fugata si è sviluppata su diverse zone, andando proprio a selezionarsi i territori tra i più vocati e pregiati, dove fare un lavoro che definiscono sartoriale. Nata infatti nelle antiche cantine di Marsala, si è allargata nell'affascinante Pantelleria, a Vittoria, nell'esplosiva zona dell'Etna e nella tenuta Contessa di Entellina, della quale parleremo appunto oggi. Questa rinomata area vitivinicola si trova nella parte occidentale della Sicilia, nella valle del Belice, proprio in provincia di Palermo, e si sviluppa su colline che spaziano tra i 200 e i 500 metri sul livello del mare. Ha un forte clima mediterraneo con piogge concentrate tra l'autunno e l'inverno, estati asciutte ma ventilate con forti escursioni termiche tra il giorno e la notte. Tutte caratteristiche che creano vini intensi e dal forte carattere, come quelli prodotti con il Nero d'Avola, la bacca rossa principe del territorio siciliano e protagonista del vino che abbiamo qui con noi. Chi conosce i vini della Sicilia non può non conoscere Donna Fugata, una cantina che è riuscita veramente a crescere e ad affermarsi come punto di riferimento della produzione sicula, pur conservando però un carattere di artigianalità e di autenticità, dove il legame con la propria terra e la famiglia di appartenenza è più forte che mai. Veramente una realtà nata nel 1983 nella zona tra Trapani e Marsala. Tutto nasce dalla volontà di Giacomo Rallo, quando ancora la viticoltura siciliana non era così apprezzata come oggi. Anzi, possiamo dire che loro sono stati proprio tra i pionieri di questa terra e tra i maggiori protagonisti del suo rinascimento e della sua affermazione dal punto di vista vitivinicolo, sia italiano sia mondiale. Il nome della cantina, che letteralmente significa donna in fuga, così come il loro logo con la donna dai capelli al vento, si ispira al romanzo del Gattopardo e rende omaggio ad una bellissima storia, quella della regina Maria Carolina, moglie dell'imperatore Ferdinando IV di Borbone, che fuggì dalle truppe napoleoniche quando all'inizio del XIX secolo arrivarono a Napoli. E si stabilì proprio in Sicilia, nella zona dove attualmente si trovano i vigneti della famiglia Rallo. Una famiglia che dedica una grande attenzione per l'ambiente, che cercano di tutelare al massimo, così come una cura attentissima ai dettagli che fanno la vera differenza. Anche nelle etichette si distinguono infatti con immagini d'autore che trasmettono femminilità, eleganza, freschezza, giovialità e un carattere legato a un mondo di altri tempi, a personaggi fantastici e intramontabili, proprio come i loro vini. Il nostro Shiraz è prodotto con il Nero d'Avola e sfoggia il suo colore rosso rubino intenso e brillante con chiari riflessi violacei. Al naso escono invece sentori di frutta come amarena, mora, prugna, uniti a sentori di fiori passiti e note di macchia mediterranea, con richiami balsamici avvolti da delicate spezie. Al palato è fresco, fragrante, con una buona struttura gustativa e un tannino presente ma integrato, che rende la bevuta morbida e piacevole. Ma perché si chiama Shiraz? Era proprio l'arguta narratrice protagonista del libro Le Mille e Una Notte, che ogni sera delizia, incuriosisce e affascina il re con i suoi racconti, proprio come fa questo vino nel bicchiere, che può essere apprezzato anche tutti i giorni, grazie al suo carattere fresco, fruttato e immediato. Infatti è anche molto versatile nell'abbinamento, dove può spaziare tranquillamente tra un pasto di carne a uno di pesce. Idealmente lo abbinerei ai piatti tipici siciliani, come la tagliata di tonno, il pesce spada alla messinese e il gustosissimo arancino. Ma perché hanno scelto un tappo sostenibile della linea Nomacork?
Lo hanno fatto per le sue prestazioni tecniche, per il suo lato sostenibile e per il lato estetico che conserva coerenza con la tradizione.